lo so, non glielo so dire. Come posso descrivere la partita? Dopo due minuti siamo passati in svantaggio su un episodio assolutamente poco consistente. Con questo metro di giudizio bisognerebbe dare 10 rigori a partita. Andate a rivedere veramente quello che è successo fra Drudi e il contatto. Non c'è neanche la palla, quindi vabbè. Quindi è stato Drudi a fare contatto? Ma Drudi non ha fatto nessun contatto, quello non è neanche sulla direzione della palla. È il giocatore che poi cade male perché fa una capovolta in aria da solo e l'arbitro decide che è calcio di rigore. Ma andatelo a rivedere veramente, io spero che lo possa rivedere anche la terna, perché sennò dopo due minuti di partita un po' ci siamo innervositi, abbiamo anche rischiato di perdere 2-0, poi piano piano nell'economia della gara siamo cresciuti, anche se nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, potevamo pareggiare, abbiamo creato diverse situazioni importanti dove abbiamo sbagliato l'ultimo controllo e poi credo che nel secondo tempo abbiamo alzato ancora più i ritmi e abbiamo l'unico demerito di aver sciupato almeno 7-8 palle gol clamorose prima del pareggio, magari per l'inerzia che la gara a quel punto aveva preso. Se fossimo riusciti a pareggiarla prima era una partita che potevamo anche vincere. Poi non è che mi voglio lamentare, però il solito gioco spezzettato, forse noi costringiamo gli arbitri su ritmi elevati e a volte ho l'impressione che hanno necessità di recuperare, quindi le interruzioni di gioco gli vanno, ma lo dico con tutto il rispetto, però ho questa impressione, noi cerchiamo di giocare sempre a calcio, comunque. Meno male che almeno l'abbiamo pareggiata la partita, perché sarebbe stato veramente atroce e ingiusta perderla. Ma le partite durano 90 minuti, passati subito in svantaggio, non abbiamo fatto benissimo e dal punto di vista della pericolosità offensiva, è vero, nel primo tempo, anche se comunque abbiamo creato, a parte tutte le situazioni di calci d'angolo, che anche lì questo è anche sintomo di pressione, perché comunque la pressione ce l'abbiamo sempre messa, non siamo stati bravissimi nell'aprire la difesa avversaria, però comunque due o tre situazioni importanti anche nel primo tempo le avevamo create. Poi abbiamo cambiato, abbiamo messo più giocatori davanti, più giocatori anche di peso, e l'inizio della gara è totalmente cambiato, perché nel frattempo loro hanno totalmente rinunciato a giocare, si preoccupavano solo di buttare questa palla avanti e di prendere qualche fallo, rimanere a terra e perdere tempo. Ma ripeto, sarebbe stato un delitto perdere questa gara, ma sicuramente non ci è andata bene, sicuramente nel primo tempo possiamo fare molto meglio sotto tutti i punti di vista. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto, abbiamo dato più intensità alla gara e abbiamo solo avuto il demerito, dai, abbiamo creato il secondo tempo, abbiamo creato 7 palle gol nell'area piccola e non siamo riusciti a trovare l'attimo fuggente. Si potrebbero dire tante cose e sulle cose, piuttosto che dirle, è molto meglio lavorarci, perché quotidianamente in allenamento, però credo che anche questo sia un fatto occasionale. Di sicuro abbiamo commesso qualche errore, non nell'episodio del calcio di rigore, soprattutto quando loro hanno preso col palo nel chiudere una traiettoria, ma poi di grandi pericoli non ne abbiamo corse, tranne in una situazione in cui abbiamo perso una palla con Marilungo e quindi eravamo tutti in una proiezione offensiva. Ma a parte quello che ha detto lei, su cui chiaramente lavoreremo in allenamento, non è che i gol si sbagliano apposta, capita, è capitato, però ci sono anche tante altre cose positive. Intanto non abbiamo perso, intanto siamo agganciati alle prime, non sono neanche i risultati delle altre. Intanto questa squadra ha dimostrato di saper reagire, intanto questa squadra, se avesse pareggiato prima e ne avrebbe avuto 7-8 volte con possibilità importanti, per l'inerzia che la gara aveva preso, in quel momento era probabilmente una gara che avremmo vinto. Dal punto di vista delle geometrie non è che abbiamo fatto male, anche in mezzo al campo, anzi bene, poi Mimouchia è stato proprio encomiabile, perché poi ha gestito palla, ha recuperato palloni, ha cercato anche inserimenti importanti. In uno di questi abbiamo sbagliato soltanto l'ultimo appoggio. Al di là di Pompetti, adesso giocheremo fra tre giorni, che purtroppo non c'è, veramente serve a poco. Recuperiamo le energie, io dico che siamo competitivi, perché siamo competitivi. Poi
tocca trovare la quadratura del cerchio, ma francamente questi due pareggi in casa, io vi faccio la domanda a voi, ma secondo voi ci è andata bene dal punto di vista, oppure abbiamo recuperato la partita di nuovo al 90esimo, era una gara che non meritavamo di recuperare. Ho detto prima che siccome abbiamo creato tanto nel secondo tempo, soprattutto se fossimo stati un po' più risoluti nelle conclusioni e quindi se avessimo pareggiato prima, una partita che potevamo anche portare a casa con grande reazione. Al primo tempo non abbiamo fatto benissimo, siamo innervositi anche alla fine con la direzione arbitrale, perché le palle allontanate, delle spinte in campo, verso, e poi nell'intervallo ci siamo tranquillizzati e ho suggerito di pensare soltanto a giocare, che era la cosa più importante, ma credo che abbiamo fatto un secondo tempo decisamente importante. È stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista, il Pescara ci ha messo alla frusta in modo severo, noi abbiamo tentato di controbattere con quello che siamo riusciti a fare, con le nostre armi, con la nostra condizione mentale che oggi sicuramente non è eccelsa, ci siamo procurati il rigore per andare in vantaggio, abbiamo avuto subito la palla per fare il 2-0. Oggi è un momento così dove è vero che io per primo avrei, insomma, accolto di buon grado il pareggio prima di fare la partita, perché il campo è difficile. È chiaro che anche se alla fine il Pescara se l'è meritato di pareggiare, siamo arrivati fino all'ultimo soffio che eravamo in vantaggio, dispiace. Ma sai, questo non te lo so dire, perché le partite dopo sono lunghe e abbiamo incontrato una squadra tanto forte. Però sì, può essere che il 2-0 più che altro desse linfa maggiore a noi o sicurezza maggiore a noi nell'affrontare il resto della partita, però non mi sento di buttare la croce addosso a Muri che ha sbagliato il gol. Alla fine è un periodo dove ne prendiamo qualcheduno di troppo e di contro adesso ne sbagliamo pure qualcheduno di troppo, siamo alla ricerca ancora del nostro equilibrio migliore, però per lo stato d'animo in cui siamo è meglio che guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ma guarda, in generale io, siccome ho risposto a una domanda nel post partita dei miei di giornalisti, dove mi veniva chiesto se ho mai pensato alle dimissioni, io credo di avere la squadra dalla mia parte, è una cagata, dalla parte giusta, ecco, quindi la squadra fa quello che deve fare, è tignosa, si sforza di giocare, corre, quindi poi sai, oggi il presupposto non lo vedo, qua, per dimettermi io non se ne parla nemmeno, però lo so che dipendo dai risultati, non sono l'unico nel mondo di allenatore che dipende dai risultati, è chiaro che quando inanelliamo una serie di sconfitte come abbiamo fatto, di solito paga il sottoscritto. Il calcio va così, ma vivo di quello che riesco a fare io senza preoccuparmi troppo di qualcosa che non riesco a determinare. Io spero di lavorare meglio possibile, anzi lavoro meglio possibile sperando di ottenere i risultati migliori possibili, e poi se qualcuno prende qualche altra decisione purtroppo dipende da me. Sì, ma secondo me la squadra aveva fatto una buona partita anche col Cesena in casa. Oggi abbiamo incontrato una squadra che nei valori è fuori portata, poi il calcio insegna che non è detto che perché sia fuori portata stravinca tutto, perché comunque la Serie C è sempre un campionato rognoso, però sapevamo di dover fare una partita sopra le righe per portare a casa un risultato positivo, questo sì, i ragazzi oggi sono stati bravi nel saper soffrire quando il Pescara ci ha messo alla frusta, abbiamo tentato di procurarci le nostre occasioni quando siamo stati bravi a farcele o ci è stato concesso. Insomma, portiamo a casa un punto che quantomeno per il tran tran che avevamo intrapreso ci dava un po' di morale. Ma lo dissi qualche tempo fa, che il malato di solito non guarisce il giorno dopo, passa per una fase di convalescenza, noi oggi siamo dei convalescenti, dobbiamo tenere la testa alta, perché nella vita e soprattutto nel calcio ti si presenta sempre l'occasione per rimettere in piedi quello che non è andato, quindi bisogna lavorare con fiducia, andando a tentare di limare quello che magari facciamo meno bene, perché c'è, però con la consapevolezza che possiamo rialzarci. Quello oggi è dipendente dall'affanno, no, è l'affanno che ci ha creato il Pescara nella fase difensiva, è normale che a un certo punto siamo andati a difenderci troppo bassi e per un po' di timore e per la forza dell'avversario, e poi quando si riparte il campo è grosso e se l'attaccante comincia a fare un po' troppe rincorse dietro, poi il campo da attaccare è un po' troppo lungo.